Questa è una piccola rassegna di quelle che sono le opere vinte dai quattro quartieri di Montalcino, che a partire dal 2007, associata a quella che è la freccia della Sagra del Tordo, praticamente troviamo un'opera. Dal 2007 il soggetto è alle vostre spalle, è la Vergine con il bambino del maestro Ipanzano, poi Maddalena ci farà una piccola spiegazione relativamente all'opera. Dal 2012 invece il tema è il paesaggio e l'opera è associata alla medaglia che praticamente abbiamo nel torneo di apertura delle cacce. Allora, è stato realizzato un piccolo catalogo che è un supporto e un ausilio alla lettura praticamente di quella che è la mostra, che è un percorso. Alle mie spalle c'è l'opera che è l'incipit, la copertina praticamente del catalogo, che è realizzata da Roberto Turchi. Poi questo è un po' il percorso, l'excursus temporale delle opere dal 2007 a seguire, che segue un po' una spirale per poi concludere con l'opera di Tommaso Andrini, che è l'ultima opera realizzata ad agosto 2017. Questo è il secondo evento dell'Ottobrata Montalcinese. Ieri sera c'è stata la cena itinerante, è andata abbastanza bene, mi dicono anche dal numero delle presenze, siamo molto contenti. Stasera è l'inaugurazione praticamente di quello che è la nostra mostra delle opere vinte. A seguire nelle prossime settimane arriveremo con altri eventi per poi giungere al 28-29 alla Sagra del Tordo. È un'ottobrata di novità, diciamola così. Settimana del 17-19 praticamente abbiamo di ottobre alcuni eventi che si tengono nell'altro chiostro dal nome Opera Caffè. Vi invito poi, finita l'esposizione anche di Maddalena e una visita alla mostra, ad affacciarvi nell'altro chiostro che è aperto appositamente, perché c'è una rassegna fotografica delle foto realizzate nel tempo in occasione anche di alcune mostre di quella che è la nostra festa praticamente, la Sagra del Tordo. È molto bella, molto curiosa, anche lì ci sono foto d'epoca e non. Per quanto riguarda i ringraziamenti, un ringraziamento personale lo faccio a Cristina Paccannini, che ha aiutato nell'allestimento, a tutti i volontari che hanno dato una mano ad allestire sempre la mostra, a Pino San Filippo e a Maddalena San Filippo, a Pino per l'allestimento e alcuni consigli che ci ha dato e anche per altre cose che vedrete nelle prossime puntate, e a Maddalena per la prefazione e per il cameo che ci farà di qui a poco relativamente alla Vergine col bambino del maestro di Panzano. Quindi benvenuti, godetevi la mostra, lascio la parola, accanto a me c'è Gerardo Nicolosi del Comitato di Tutela, vi porto anche i saluti degli altri membri poi, e di tutta la Giunta e del Sindaco Silvio Franceschelli. Ci sono due membri della Giunta stasera presenti, che sono il Vice Sindaco Angelo Braconi e l'Assessore Gloria Pignattai. Il Sindaco non poteva essere presente per altri impegni personali. Vi dico grazie e lascio la parola a Maddalena. Da ottobre 2007, anno della 50ª edizione della Sagra del Tordo, il Comune di Montalcino ha deciso di commissionare un'opera d'arte come premio per il quartiere vincitore insieme alla gognata freccia d'argento, che in quell'occasione, come ogni 10 anni, era dorata. Nel 2007 la scelta si rivolse verso l'artista persiano, eccolo qui, di fama internazionale Bijan Bassiri, che incorniciò il volto di una Madonna medievale a contrasto con un supporto scuro filettato da piccole lumeggiature d'oro. Il volto era quello di una Madonna con bambino, raffigurato in un dipinto conservato nel nostro museo, ma proveniente dall'antico tribunale cittadino. La tavola, datata alla seconda metà del 300, che fra poco vedremo, è attribuita al maestro di Panzano, nome critico assegnato a un pittore seguace di Luca di Tommee, la cui identità è stata ricostruita a partire dal trittico della Pieve di Panzano in Chianti, ecco perché si chiama così. Su consiglio dello storico Bruno Bonucci, l'assessorato alle feste identitarie del tempo scelse il soggetto da proporre all'artista come fonte di ispirazione per la nuova opera. La Madonna del maestro di Panzano era una pala civica, infatti, collocata in un ambiente laico in cui si amministrava la giustizia, era anche una fervida testimonianza della devozione mariana, così profondamente radicata nel territorio senese, tanto nel Medioevo quanto oggi.
Nella tavola trecentesca, la Madonna, seduta su uno scranno, sostiene Gesù bambino benedicente che si tiene in piedi sulle ginocchia della madre. Chiudono inoltre la composizione i santi Anzano e Lorenzo ai lati del trono, mentre sulla cuspide è raffigurato Cristo Redentore o il San Salvatore. La scelta dei santi che affiancano la Vergine è da mettere in relazione ai tre terzi della città di Montalcino, con l'originale scelta del patrono senese Anzano al posto di Sant'Egidio. Gesù reca a mano un cartiglio con l'iscrizione Iusto Iudicio Iudicatis, che si ispira a un passo del Vangelo di Giovanni: Nolite iudicare secundum faciem, sed iustum iudicium iudicate, cioè non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate secondo giustizia. Il titolo latino, echeggiando il passo del Vangelo, suggerisce dunque un monito per i giudici affinché, sotto la protezione della Madonna e del Bambino, non si soffermino in superficie, non si soffermino alle apparenze, ma con saggezza arrivino alla giusta decisione. Grazie alla scelta lungimirante della fonte di ispirazione, forse, dipinto carico di profondo significato per l'identità civica e religiosa di Montalcino, si è istituita una nuova tradizione. Ormai da 10 anni, prima di ogni sagra, i quartieranti aspettano con trepidazione che si sveli l'opera che andrà ad abbellire una delle loro sedi. Facendo leva dunque sul forte attaccamento verso la festa, sul profondo senso civico e sulla devozione mariana della popolazione montalcinese, si è attuata forse un'operazione culturale che ha suscitato interesse e movimento intorno all'arte contemporanea. Da agosto 2012, anno della 50ª edizione anche per l'apertura delle cacce, oltre alla medaglia viene realizzato un dipinto. Inizialmente si era individuato il paesaggio di Montalcino come soggetto del quadro. Negli ultimi anni si è inteso dare rilievo alla figura dell'arciere, in rapporto all'elemento naturale della collina di Montalcino, evocando così il gesto fisico e psicologico di un guerriero cacciatore, forte per l'appartenenza al territorio che in lui genera tensione ma anche tanta gioia per la sua gente. In occasione della 60ª edizione della Sagra, su proposta dell'assessorato alle feste identitarie del comune di Montalcino, i quattro quartieri hanno prestato le loro opere, vinte durante il passato decennio, sottraendole alle loro collezioni private, per esibirle, ormai si possono chiamare dei piccoli musei o collezioni private, per esibirle all'interno di una mostra aperta fino all'ultima domenica di ottobre. Il Chiostro dei Musei, luogo prestigioso e fulcro della cultura artistica della nostra città, offre a concittadini e visitatori l'opportunità non solo di avere una visione d'insieme delle opere realizzate dal 2007 a oggi, ma anche di fare un raffronto con il modello di partenza qui conservato, la Madonna del Tribunale di Montalcino, e quindi di gettare di nuovo un occhio, come faremo ora noi, sulle collezioni museali cittadine, per più versi tra le più interessanti e preziose del territorio senese. Grazie. Dopo la cena itinerante, oggi è il giorno dell'inaugurazione della mostra di Otto Bratt, un'idea che è nata dai quattro quartieri ma è anche un progetto inedito per la città di Montalcino. Ecco, siamo qui con i presidenti del Travaglio e del Pianello che ci introdurranno ai segreti di questa mostra e anche a come è nata. Allora, la mostra nasce in una maniera abbastanza casuale, infatti pensando a quello che sarebbe stato il mese di ottobre ci piaceva in qualche modo valorizzare tutti i vari dettagli appunto che fanno parte della vita del quartiere, inediti per la Freccia d'Oro ma anche relativi a quelle che sono state le ultime gare e le opere. Ci sembrava sicuramente uno dei punti fissi, quindi durante un incontro dei soliti che facciamo casualmente si decide di prestare appunto le opere vinte e permettere a tutti i montalcinesi, a chiunque si avvicinerà a Montalcino nel mese di ottobre, di visitare la mostra. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, diciamo che è l'unica occasione nel quale tutti i montalcinesi e anche tanti quartieranti potranno vedere tutte le opere esposte insieme. Forse è l'unica occasione, non so nemmeno se si ripeterà nei prossimi anni questa cosa. E tante di queste opere nemmeno noi ce ne ricordavamo, anche perché ormai l'iniziativa di allegare, diciamo, dare
con la freccia o con la medaglia una opera di 10 anni fa, quindi tante persone non si ricordano le varie opere fatte nei diversi anni, e questo è anche un modo per vedere la differenza tra un artista e l'altro e anche come hanno interpretato in modo diverso questo lavoro. Con i rappresentanti del Borghetto e della Ruga, ecco, se abbiamo parlato prima con i vostri colleghi di come è nata l'idea di Otto Bratte, a voi invece chiediamo che valore diamo a questa iniziativa. Allora, è un'iniziativa dal punto di vista culturale per il paese importante, perché si unisce la tradizione di una festa che ha al suo interno gastronomia, già cultura, competizione sportiva, si unisce anche una parte importante che oggi qui nel museo, uno dei musei importanti della provincia di Siena, dà un valore aggiunto alla festa e a tutto quello che i quartieri durante l'arco dell'anno organizzano e mettono in piedi per arrivare poi al momento, all'apice, che è la giornata della Sagra del Tordo. Ma io credo che sia un'occasione veramente unica, dove tutti i montalcinesi e non hanno la possibilità di vedere queste opere riunite tutte insieme, perché ognuno di noi se le gusta all'interno delle nostre sedi, però effettivamente anche a noi stessi quartieranti rivederle tutte insieme così ci ha fatto enormemente piacere. E poi anche il valore delle opere, visto che sono state commissionate ad artisti di primo livello che hanno dipinto anche alcuni di essi il Palio di Siena, quindi hanno un valore oltre che diciamo sentimentale per chi l'ha vinte, ma hanno anche un valore artistico indubbiamente molto ma molto elevato. Ecco. Io credo che in occasioni eccezionali come questa della Freccia d'Oro si possa anche ripetere magari fra 10 anni con tutte le altre opere che nel frattempo i quartieri possono avere vinto e quindi portato nelle proprie sedi. Ecco. C'è anche un pubblico di eccezione oggi a questa apertura della mostra, infatti abbiamo qui con noi alcuni degli artisti che hanno realizzato le opere nel corso degli anni. Ecco, iniziamo con Tommaso Andreini, che è stato proprio l'ultimo che ha realizzato l'opera per tornare all'apertura delle cacce edizione 2017. Sì, buonasera a tutti, una magnifica iniziativa che organizzava benissimo in un ambiente, in una location fantastica, e poi piacere perché è una cosa deliziosa ritrovarsi poi anche con Rosalba, per Luigi, quindi è stato anche un evento non solo culturale ma anche a livello personale un evento molto simpatico, no? Una cosa molto interessante, fa il percorso dalla prima opera all'ultima, che è la mia, ma insomma dove è evidente proprio la diversità degli artisti e come un museo, no? È un percorso interessante, invito tutti a provare questo percorso. Ecco, appunto, si tratta di un'iniziativa che poi riesce a coniugare tanto l'arte che la storia di Montalcino e di questa festa che è particolarmente sentita. È particolarmente sentita da Montalcino e anche da tutti quelli che vengono, perché io ho visto una grande partecipazione, perciò è una festa vera e propria. Insomma. C'è un po' di emozione a rivedere l'opera che... Ma me la ricordavo abbastanza bene, sinceramente, sì, la ricordavo bene, non è tanto che... Non è come il Andreini, è stato l'ultimo, ma insomma anch'io, io sono la prima di là. Abbastanza decente, ok, grazie. Un'idea questa mostra, insomma, che raduna tutte le opere, tra cui anche la sua, che è comunque accolta bene tanto dal pubblico ma anche dagli artisti, appunto, che poi queste opere le hanno realizzate. Sì, questo mi fa molto piacere, veramente è stata una cosa molto interessante, perché normalmente queste cose rimangono poi chiuse nelle singoli quartieri e quindi non è più possibile vederle con facilità. Vederle tutte quante insieme fa
piacere perché ci si vede appunto tutto quanto un evolversi, un trasformarsi in base agli stili di ciascuna persona. Insomma. Io qui a Montalcino ormai ci sono quasi di casa e di bottega, insomma, veramente, perché già si fece i costumi nel lontano, non mi ricordo più neanche la data, ma andiamo in primi anni 80 per il travaglio. E poi fatti agli altri, poi il gruppo comunale, ora nuovamente si dovrebbe cominciare a realizzare tutti i costumi del gruppo comunale per l'ennesima volta. Speriamo di riuscire a finire il lavoro. Ripeto, a Montalcino ho sempre venuto volentieri perché l'ambiente mi piace moltissimo, sia dal punto di vista urbanistico il paese, sia la campagna intorno, che è veramente affascinante. E quindi più l'arte che c'è qui conservata soltanto in questo museo è di una ricchezza eccezionale. C'è anche il maestro Luzzardo, che anche lui ha realizzato un'opera che tra l'altro vinta dal quartiere Travaglio, ecco. Allora, che valore vogliamo dare a questa mostra, che è comunque un avvenimento inedito per Montalcino, che riesce a radunare un pezzo di storia della festa e vediamo che oggi ha anche radunato un sacco di artisti che poi hanno contribuito a realizzare le opere. Ma io rimango colpito quanto a Montalcino si muovono, cioè questa amministrazione, queste iniziative che fanno bene alla città. Forse manca a Livorno queste iniziative, ci vorrebbero un po' di più, perché in tutti i settori vedo mirate da fare, anzi complimenti all'amministrazione di Montalcino. E poi il valore è sempre positivo, è logico. Poi quando si parla di arte specialmente, avete inserito una manifestazione sportiva, no? E quindi avete inserito l'arte inserendola in manifestazioni sportive, quindi c'è anche fantasia e gusto e cultura anche. Fa piacere di vedere questa iniziativa, sì. Finito. Grazie. Ecco, perché poi alla fine ci sono le opere che poi hanno contribuito a far gioire i quartieranti, per merito appunto degli artisti, artisti che poi oggi sono qua per rivedere poi le loro creazioni e anche per partecipare a un evento che viene fatto per la prima volta a Montalcino e che comunque riesce a coniugare arte, storia e tradizioni. Sì, è bellissima, una bellissima iniziativa. Io quando sono entrato ho avuto un senso di meraviglia nel vedere sia le opere, per le quali devo dire c'è un'altissima qualità. Io credo che la mia alla fine sia la peggiore confrontata alle altre, perché c'è un'altissima qualità pittorica, e anche le fotografie, anche quelle bellissime memorie che si trasmettono attraverso le fotografie. Quindi veramente complimenti a chi ha organizzato, allestito il tutto. Grazie.